Con Paolo Melotti continuiamo la nostra indagine sulla ricettività alberghiera Vercelli. Secondo te in che condizioni siamo? Ma io penso che non siamo nelle condizioni ottimali per quanto è la richiesta di Vercelli. Vercelli è una città a livello di passaggio molto frequentata e io sono convinto che mancano diversi posti a dormire. Diciamo che nel mio piccolo la mancanza mia è data dal fatto che io non ho camere con i servizi, però penso che anche tutti quanti gli altri che abbiano delle camere con servizi siano sempre al completo. Lo dimostra il fatto che io ho diversa gente che dico di andare in altri alberghi qua a Vercelli e non trovano posto. Ma qualcuno che si è trovato a dover cercare un alloggio temporaneo a Vercelli ha lamentato i prezzi decisamente alti rispetto ad altre città. Tu cosa ne pensi? Ma adesso io non so che prezzi abbiano gli altri alberghi, anche perché effettivamente un albergo che dà le camere con i servizi e uno che non le dà, una certa differenza di prezzo c'è. Diciamo che ci dovrebbe essere una commissione che è l'ente del turismo alla quale deve prefissare i prezzi. È evidente che se vogliamo invogliare la gente a rimanere qua, non dico di non fare pagare nulla, però di fare pagare un giusto prezzo, rapportato anche ai prezzi che abbiano le altre città, cioè parlo di Biella, Casale, Novara, qui dintorni. Forse è evidente che il discorso che fai tu è abbastanza valido, lo dimostra il fatto che tanta gente, piuttosto dormire qua a Vercelli, preferisce andare a dormire da altre parti. Questo lo sappiamo benissimo, vediamo le varie manifestazioni che si fanno a Vercelli, tipo Saga del Riso o tipo Concorso Viotti, dove la gente purtroppo va a dormire fuori. Ecco, parliamo della realizzazione del nuovo albergo Savoia. Che cosa, diciamo, che punto siamo e che cosa si sta facendo? Effettivamente sarà competitivo o darà dei problemi? Ma io non penso di parlare di competizione, cioè quando l'albergo sarà pronto io penso di avere un rapporto di collaborazione con tutti gli altri albergatori, cosa che stiamo sempre facendo anche tuttora. Diciamo che il nuovo albergo, il Modo Hotel, è un albergo fatto con dei sacrifici da parte di una società di cui io non sono il presidente e l'abbiamo fatto proprio perché non vogliamo che la gente che venga a Vercelli si trovi bene, soprattutto per quanto riguarda la città alberghiera. Noi abbiamo impostato l'albergo, non vogliamo fare un grande albergo, vogliamo fare un albergo soprattutto funzionale dove uno possa avere tutti i servizi che richiede un albergo veramente come si deve, cioè parliamo dai servizi principali come possono essere legati con i servizi a tutti i servizi secondari come possono essere non so anche la riparazione di una macchina, tutti i servizi che richiedono un albergo come va fatto, come ci sono nelle grandi città. Non facciamo un grosso albergo, noi facciamo un albergo veramente pratico su tutti i punti di vista. Ecco, l'ente provinciale del turismo e diciamo le istituzioni pubbliche come contribuiscono a diciamo realizzare qualcosa di nuovo o diciamo avvantaggiarvi per migliorare la ricettività alberghiera? Ma contribuiscono, il problema è sempre questo, cioè solo negli ultimi tempi, e questo devo dire tramite Fornara, c'è stata un po' di collaborazione tra noi albergatori, cosa che prima non c'è mai stata. È evidente che le cose si possono solo risolvere solo parlando insieme e non mai avendo degli attriti. Io penso che dipenda solo da noi. L'ente provinciale del turismo sì, è lì pronto per darci una mano, ma la mano pratica dobbiamo darla noi altri albergatori. Se non vogliamo che Vercelli muoia anche in questo campo qui, dobbiamo solo darci da fare. Grazie.